Buonasera ragazzi, per chi volesse stare vicino a questo canale lo può fare gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Molti dicono notifono Italia, io lo posso rispettare, però mandiamo fuori dall'Italia soprattutto chi usa violenza contro le donne, chi fa violenza contro le donne. Visto che non ti fa Italia, mandiamolo fuori dall'Italia e mandiamolo a vivere da un'altra parte. Mettiamolo a vivere, buttiamolo in un bosco, magari, non lo so, in una giungla, mettiamolo lì, uno che offende le donne, che le denigra e che le usa violenza verbale contro le donne. Ci rede o non ti fa Italia? Te non dovresti stare nemmeno in un paese come l'Italia. Ti voglio chiedere una cosa, parlami dello scambio Pjanic 76 milioni di euro con Arthur valutato 84 milioni di euro. Dimmi perché questo Luiz che vale 80 milioni lo prendete a 20 milioni più due bambini che non conosce nessuno, perché mi sembra che uno sia retrocesso con il Frosinone e ha fatto dei disastri. Non li conosce nessuno questi due bambini. Quindi è strano anche, mi scrivono, non lo dico io, mi scrivono, il Lille di Elliot stranamente vende i suoi migliori giocatori al Milan, pur avendo ricevuto offerte maggiori da altre squadre. Ora gli hanno dato anche l'allenatore, sicuramente una coincidenza. Questo qua che è a rantolo finale, in difficoltà, è uno che usa violenza con le donne, parla di cose che non esistono, di Calhanoglu valutato 80 milioni, 90 milioni, non... Sono solo voci dei giornali, sei alla frutta, sei finito, sei a rantolo, non sei credibile, capito? Non sei credibile, anche perché il Bayern ha pagato 110 milioni, Kean ha 31 anni, sei alla frutta, te sei a rantolo. Te sei a rantolo, sei finito. Gente che dice figlio di puttana, se lo volete sapere. E poi vogliamo parlare di quei quattro depensanti che copiano i video da uno che non dovrebbe. Non ti fare Italia, vai fuori. Te dovresti essere stato espulso dall'Italia solo per la violenza che fai sulle donne. Te dovresti andare fuori dal cazzo dall'Italia. Vogliamo parlare poi di quei quattro depensanti che copiano i video e che lo portano così. Voi siete peggio di lui. Voi vi associate a persone che usano violenza con le donne e voi siete peggio di loro. Le vostre compagne, le vostre mogli si dovrebbero vergognare di gente come voi. Qui non è più un discorso calcistico o di rivalità. Qui si parla di etica, si parla di moralità, qui si sta parlando di valori, si sta parlando di civiltà. Voi, quattro depensanti, che copiate i video dando addosso all'Inter per dare ragione al vostro capo, voi siete peggio di lui. Voi siete coloro che, perché indirettamente lo fate, perché altrimenti, perché molte persone non vanno in canale di certi celebrati? Sono dei facci caso, chi ci va a quel canale di celebrati? Molti non ci vanno perché? Perché si dissociano da un ignorante del genere, no? Ma voi, assecondandolo, voi siete a suo pari livello. Anche voi usate violenza sulle donne, perché altrimenti vi sareste dissociati. Sono talmente alla frutta che parlano di Calhanoglu al Bayern, 70 milioni, l'Inter è rovinata. Parli di fuffa, te mi devi parlare di quello lì vicino alla Exor. Hai capito, cialtrone? Te di quello mi devi parlare, non dei giornali che valutano Calhanoglu 70 milioni, perché fino a prova contraria Calhanoglu è all'Inter. Parliamo dei dati di fatto, di quello lì che è vicino alla Exor con CEO Elkan, di quello mi devi parlare, perché altro che esposto bisogna fare. E qui rinnovo l'invito per la consulenza, per la documentazione, se volete fare un esposto, sia noi che l'avvocato Pierre. È a vostra disposizione per una semplice consulenza, perché se viene fatto un esposto sul nulla, e noi lo possiamo dire perché lo possiamo dimostrare che è stato fatto un esposto sul nulla, qui puoi fare un esposto serio.
Non me ne frega nulla se non è NCDA, fa comunque parte di Exor. Cioè, te l'ho già detto stamattina, è una roba che va approfondita. Quindi Gravina, che ha già salvato il brand Juventus, lo vogliamo salvare ancora il brand Juventus? Ma bisogna fare un referendum, ce lo devi chiedere a noi se lo vogliamo salvare il brand Juventus. Perché noi ci siamo rotti i coglioni di essere derisi da tutto il mondo per colpa della Juventus e delle sue vicissitudini. Perché è quello che è successo purtroppo ed è dimostrabile. Caro Cacio e Pepe, con quei capelli lì che ti pettini con la nafta, te mi devi spiegare cosa ci fa? Cosa ci fa Sawiris? Quello mi devi spiegare, all'Aston Villa, mi devi spiegare come fai a prendere Luiz che vale 80 milioni con 25 milioni e due bambini, e quello mi devi spiegare te a me. Non che parli del nulla, ma parli del nulla perché sei finito, te sei alla frutta, te non sei mai esistito. Te non tifi Italia e fai bene a non tifare Italia, perché noi ci dissociamo dagli italiani come te. Vai fuori dall'Italia. Ciao Inter.